si avesse fatta nato, quella che fatta me, stomma t'avesse acceso, e vuoi sapere perché? Perché in coppa sta te, femmina come te, non c'è una stava nomma, onesta come me. Femmina, tu sei una mala femmina, chi sto chi è fatta chiagnere, la cara mi infamità. Femmina, se tu peggi una vipera, mento scato all'anima, non posso più campare. Femmina, se tu gioco mo zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sia chi parla te. Guarda, mamma, cosa ti è venuto in mente? Nessuno. Una portineria desolatamente vuota, visto? E che bettola! Ma che foto abbiamo visto? Te e la tua mania di voler prenotare con internet. Queste, Canna, queste. Abbi un po' di pazienza. Ma che pazienza e pazienza? Ora non venirmi a dire che questa è la pensione che avevamo prenotato. Ma, sinceramente, così di primo acchitto non mi sembra. Ma tu non volevi venire a Genova? Ed eccoci a Genova. No, io non volevo venire a Genova. È stata una scelta obbligata. Forse era meglio se per una volta mi fossi stata a sentire. A quest'ora saremo a Napoli, a vedere il Vesuvio, a gustarci un babà, ad ammirare il mare chiaro. No, 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 per l'amor di Dio, mille volte meglio Genova. Sai benissimo che io odio i napoletani. E va bene, meglio Genova. Ma una volta visto l'acquario, che altro ci rimane? C'è il mare pulito, la natura selvaggia. E se volevi vedere questo, dovevamo andare in Kenya. Ehi, di casa, c'è nessuno? Secondo me è fuggito anche il personale. Via, Carla, smettila, sempre così negativa. Ehi, di casa, c'è nessuno? Se ci fosse stato qualcuno, ti avrebbe già risposto. Andiamo via, Mario, andiamo via. Cambiamo pensione prima che sia troppo tardi. Cosa? Ho già pagato con la carta di credito. Non vado via di qui, neanche se mi ammazzano. Queste sono le nostre uniche ferie. Appunto, le nostre uniche ferie. Andiamole a farcene da un'altra parte. No, e poi non si trova un posto neanche a pagar loro. In questo periodo c'è la mostra nautica. Aspetta, aiutami a ricordare. Come c'era scritto sul sito? Stupenda pensione a conduzione familiare, a due passi dal porto e vicino alla stazione. E allora? E allora ti rendi conto che da quando siamo scesi dal treno per trovare questo schifo di pensione abbiamo camminato 2 ore in direzione opposta al mare. Zitta, parla piano, la solita esagerata. 2 ore, al massimo 1 ora e mezzo. Dico, ma sei scemo? Ma guarda che arredamento. Una pensione di terzo ordine, forse di quarto. 2 stelle, è una pensione a 2 stelle. E poi lo sai che di più non ci possiamo permettere. E poi si sa che i genovesi sono parsimoniosi, per risparmiare farebbero qualsiasi cosa. Mario, ma che stai dicendo? E dai, Carla, stai un po' tranquilla. Vedrai che non molto uscirà qualcuno. Mario, ti prego, portami via, cambiamo pensione. Ti ho detto di no. E allora proviamo a chiamare, prova a suonare il campanello. C'è nessuno? Si decide a venire qualcuno o devo chiamare la polizia? Stai calma, non lo vedi il cappello del portiere sul bancone? Sarà andato a prendersi un caffè.
Vedrai che ti hanno molto salati di tonno, ma tu stai tranquilla. Mamma mia, sapessi che rabbia che mi fai. Quando pensi di sapere che cosa succederà di qui a poco, sarà andato a prendersi un caffè, come se tu fossi un veggente, uno che sa predire il futuro. Buonasera, scusate, era andato a pigliarmi una tazzonella di caffè, ma qualcuno per caso ha nominato la polizia. Visto? Tutto chiarito. Tutto chiarito cosa? Mi scusi, ma lei chi è? Io sono il portiere di questa pensione, signor. Lì, tengo pure un cappello. E sono pure il proprietario. Ed è napoletano? Eh sì, signora, come diceva la buon'anima di Totò, partenopeo e parte napoletano, signor, tutto di Ponticelli. Mamma mia, Mario, sto per avere un napoletano a Genova. Se ne stanno parecchi, signor. Scusi, Gennaro, ma perché non dovremmo nominare la polizia? Porta sfortuna, per carità, io a queste cose non ci credo, però se si potesse fare altrimenti. Comunque, benvenuti alla pensione Umare Chiare, voi sareste? I signori Carla e Mario Altomiro. Abbiamo prenotato una camera matrimoniale con bagno e vista mare. Bagno e vista mare, signor, ma voi avete sbagliato pensione. Non abbiamo sbagliato pensione, c'erano anche le fotografie. Ma che fotografie, signor? Quelle su internet. Ah, quello coppa internet, sì, lo scattate io personalmente, a Varazze. A Varazze? A Varazze. Eh sì, a Varazze, l'anno scorso, mi ricordo, signore, una bellissima giornata. Mario, non si può, sto per sentirmi male, Mario. Calmati, Carla, calmati. State tranquillo, signore, voi avete fatto la faccia e anche per i tamaroni con me. Signore, sedete, vi accomodate. Non mi tocchi, hai capito? Non mi tocchi, altrimenti chiamo la polizia. E poi la Madonna di Pompei non è bianca, è nera. No, voglio bene, signore, la Madonna di Pompei è bianca, la Madonna di Loreto è nera, signore. Signor, io di Madonna me ne intendo, voi che voi credete, signor? Io in camera mia c'ho un altarino della Madonna, con una statuetta di San Gennaro, il lumino sempre acceso, e addirittura una piuma dell'ala dell'Arcangelo San Gabriele. Accidenti, ma qui siamo a Genova o a Napoli? Ma qua siamo a Genova, magari fossimo a Napoli, o Papà Usurio, o Marichiara, a Sfugliatella, ma qua a Genova ha tolto l'acquario, ma che cosa ci rimane? Nei dintorni ci sarà un po' di natura selvaggia. Chi si fa trovare la natura selvaggia? Dai in Genova la natura selvaggia. Visto? Che ti avevo detto? Mamma mia, Carla, come sei bianca, come sei pallida, ma come ti senti? Male. Signor, state tranquillo, signor, che pure la buon'anima di mia cognata soffriva di queste cose, di crisi di panico, ed era nervosa, signor, nervosa pure come voi. Poi a un certo punto, vedete che ha fatto? Ha fatto uno strillo e zac! Secca fissa, dura, come uno stocca fissa, signor. Che bella morte che ha fatto, Maron, non se l'è sentito proprio! Portiere, e per favore, le sembra una cosa da dire un momento del genere? Ma scusate, ma se non gli dico, ma quando è caccia liscia? Mario, mi vai a prendere un bicchiere d'acqua? Subito. Gennaro, ha sentito? Mi porti un bicchiere d'acqua. Scusate, bicchiere d'acqua, ma qua non sarebbe meglio un bicchiere di cognac? Lo so pure io, ma mia moglie è allergica all'alcol. E basta una sola goccia che perde completamente la ragione. Vabbè, vi vado a prendere l'acqua. Su, calma, mi dai. E adesso con un bicchiere d'acqua ti devo prendere l'acqua. Ma, perché mi hai portato in questa pensione? Mario, perché mi hai portato dai marocchini? Ma che marocchini e marocchini? Solo perché il tuo proprietario è di Napoli. Non solo lui. Questa è una pensione a conduzione familiare. Sono tutti di Napoli. E io odio i napoletani. Vieni qua, Stella. Mario, perché mi hai detto che la pensione si chiama Mare Chiaro? Ma perché? Come si chiama? Io pensavo che si chiamasse così perché dalle finestre si vedeva il mare pulito. Invece del mare, nemmeno l'ombra! Ma su, calda, calmati, su! Mario, ma perché mi hai detto che la pensione si chiamava Mare Chiaro? Ma perché? Come si chiama? Pensione o Mare Chiaro, hai capito? O! E io sul computer mi pensavo che quella O fosse una cacatina di mosca. Nella tua testa ci sono le cacatine! Calmati, calda, calmati! Hanno messo le foto di Varazze! Per l'amor del cielo, Carla! E la figlia, hai sentito come hanno chiamato la figlia? Questo momento mi sfugge. Già, ti sfugge. L'hanno chiamata Diega, quella disgraziata, come Maradona, Diega!
E non ci avevo fatto caso. E tu non fai caso mai a niente. Vedrai che ci toccherà chiamare la polizia. Signorini, però un'altra volta con questa polizia, signore, ve l'ho detto pure prima, fate fare, porta sfortuna. Nominare la polizia, signore, non ci porta niente di buono. Comunque, tenete, bevete, che pure la buonanima di mia cognata beveva tanta acqua. Insomma, portiere, e basta con questa cognata buonanima. Piuttosto, controlli che sia tutto in ordine con le prenotazioni, ma vuole i documenti? Ma non vi preoccupate, tanto siamo tra di noi. Tra di noi? Ma se è la prima volta che ci si vede. Ma noi napoletani ce lo sentiamo dentro quando ci possiamo fidare della gente. Uè, Gennari, chi è che si sta chiedendo se il signore a Tomare stanno qua? Santo cielo! Ma chi ha detto? Stanno qua. Allora, questa è mia moglie addolorata. Eccola. Come siete belli, signore. Venite cacca, vi troverete bene. Tanto piacere, signore Altomare. Altomiri, signora. Altomiri, piacere nostro. Uè, Altomiri non c'è sta. Mia figlia Diego è scritta Altomare. E che la creatura non si sbaglia mai. Mario, ti prego, rispondi tu. Sto per sentirmi male. Ma ti rendi conto che per capire qualcosa ci vogliono i sottotitoli? E come siete pallida, e come siete rigida, ma pari tu un sangue di San Gennaro, prima non mi Mario, ti prego, portami via, cambiamo pensione. Sì, non sei tranquilla, non ci siamo qua. Gennaro, sareste così gentile da darci le chiavi della nostra camera? Certamente, camera 323. Accidenti, 323. E da fuori non mi sembra così grande. Ma da grande, scusate, ma che cosa? È la pensione, Gennaro. Dov'è l'ascensore? Ascensore? Ma quale ascensore? Scusate. Scusate, ma la 323 non sta al terzo piano. Terzo piano? Ma insomma, quante camere avete? Contando pure quelle di rifacimento, sono 5 stanze. Solamente 5. E perché usate numeri così alti? Perché con questi numeroni, questa piccola pensioncina pare un grande albergo. Mario, andiamo via, ti prego, andiamo via. Preoccupate, ma stiamo già qua. Venite qua, che vi faccio strada. Vedi, venite. La chiave. Dov'è la camera? Venite. Vieni, che dopo la doccia ti sentirai sicuramente meglio. Ma scusate, io faccio la doccia. Certamente. Allora mi devo ricordare di chiudere la televisione, altrimenti mia moglie è addolorata. Aprite qua, quando appiccio lo scaldabagno è salta l'interruttore generale. Che dobbiamo fare? Ah, uffa, ma cavallame e parlame, non ci capisco, non dovete fare niente. Io devo spegnere l'interruttore generale. Andate. Mario, andiamo via. Andiamo via. Svegliate alla buonanima di mia sorella, due gocce. Seguitemi che vi racconto come è tramassato. Venite. Buonasera, Gennaro. Io, professora, e che se sì che è una sorpresa. Professore, come sono contento, ma come sono felice di rivedervi. Ma ditemi una cosa, professore, ma voi che ci fate qua a Genova? Sto scrivendo un libro, e qui a Genova punto di raccogliere materiali che mi permettono di portarlo a termine. Ah, come parlate bello, professore, starei ad ascoltarvi per ore. Ma chi l'avrebbe mai detto, professore, che siamo nati nello stesso quartiere, Ponticelli? Gennaria, televisione! Mannaggia, ho scaldabagno, mi ci scordate di chiudere la televisione! Scusate, professore, scusate. Ma ditemi una cosa, ma voi vi fermate qualche giorno qui da noi? Solo per questa notte. Domani devo assolutamente ripartire per Napoli. Ah, professore, beato a voi. Sapissevi io da quanto tempo, professore, ma è meglio che cagniamo per il discorso, professore, caso no, a malinconia, ma spacco cuore, professore. Posso contare sulla sala da camera? No, professore, la 323, a verità se la sono accattata i signori di internet. I signori di internet? Sì, insomma, una coppia di ospiti che ha prenotato con quel metodo là.
Mannaggia, meno male che c'è sta mia figlia Diega che si occupa di queste cose, sennò io proprio non sapevo come già fa, professor. A proposito, ma voi la ricordate a mia figlia Diega, professor? Eh certo, c'è ne che me la ricordo. Io tutta la tua famiglia mi ricordo. Ti sei scordato che io 4 mesi fa sono stata ospite di questa pensione per ben 15 giorni? E tua cognata? E tua moglie? Come stanno? Professor, ringraziando a San Gennaro, tutto a posto, a parte mia moglie crocifissa, professor. Che la professor, mia cognata crocifissa, non sta dando buona vaga. E poi tutti i giorni si deve prendere delle gocce. E professor, poi c'è un fiato che mi sembra essere uscita da una fonda. E per il resto tutto bene. E comunque, ma ditemi una cosa, professor, ma voi che libro state a scrivere? È una cosa un po' complicata. Però proverò a spiegartelo in poche parole. Si tratta di quella situazione di quelle persone che nutrono una vera e propria fobia contro altre etnie. Nel nostro caso, verso il popolo napoletano. Hai capito? Ah, ho capito, professore. quindi qua se viene qualcuno, per esempio, no? Facciamo un esempio, che dice che noi napoletani siamo una razza fedente, voi che facete? Bah! Pigliate, ho scritto coppa un libro! No, ma ce n'è proprio così. Però dobbiamo ricercare le motivazioni di questo odio. Ma ho sapito una cosa, professor, ma quella è arrivata una coppia dove la femmina mi sembra un poco bra, ma non è una parola, professor. Prevenuta, forse vuoi dire. Grazie, professor, voi siete un vocabolario vivente. Quello, professor, prevenuta, ma quello, sapete una cosa, quello... Nel momento in cui ha saputo che io e mia moglie addolorata siamo napoletani, oh, quello non fa altro che sentirsi male. Ma potrebbe essere coincidenza, cioè no. Ma che coincidenza, è coincidenza, professor, ma facetemi un piacere, quella ci odia. Quella odia tutti i napoletani, professor. E allora, la devo assolutamente conoscere. Adesso facciamo una cosa. Io mi vado a fare un impresciato e poi cercherò di incontrarla. Camera mi dai? Professor, vi devo dare quella in rifacimento. La 326, avrete, c'è un po' di polvere, professor. C'è stessa pure la 324, ma che ne danno solo lietto matrimoniale. E quindi se viene qualche coppia, mi mettete in difficoltà, ya, professor. Capitemi. Ma non ti preoccupare, tanto è solo per stanotte. Ma la doccia in camera ci sta. Per carità, professor, ma non vi azzardate ad aprire i rubinetti della doccia. Perché non funziona? Ma come funziona, professor? Funziona troppo bene. Quella è l'ultima volta, si è alla cara mezza pensione. I rubinetti della doccia, una volta che si aprono, non si chiudono più, professor. Ah, mo facciamo una cosa, professor, mo vi sistemo io. Vi do il duplicato. Il duplicato della 322, che è una camera che affaccia proprio di fronte alla camera vostra, la 326. Gli ospiti che la occupano ritornano alle 8. Adesso sono le 5, professor. Voi ci avete tutto il tempo per farvi la doccia, eh? E mi raccomando, professor, voi chiudete la porta e mi riportate la chiave. Va bene, professor? Va bene, eh? No. E poi ti riporto la chiave giù. Però una raccomandazione devo fare. Sì. Tu spegni il televisore, altrimenti qua salta tutto. Non vi preoccupate, professor, che con me siete in una botte di ferro, professor. Accompagna, professor? No, ormai qua sono di casa. So dov'è. Bene, professore. A dopo, professore. Grande persona, professore. Ma chi l'avrebbe mai detto che siamo nati nello stesso quartiere, Ponticelli? Gianna! E mannaggia la morte, crocifisso. E tu mi hai fatto per moco? Madonna, è vero. Se ti si era fermato il cuore, Gianna, tu mo stavi qua molto stecchito. Che crocifisso? Ascolta, mi ha detto Diego che devono arrivare quegli ospiti che hanno prenotato con quella parte. Internet. Se ne cerca, crocifisso, se ne cerca. E che camera? È 323, crocifisso. 323? E perché proprio la 323? Perché quella è l'unica camera libera, crocifisso. No! Nella 323 ci sta il fantasma di mio marito Osvaldo Buonanima! Ah, vero, crocifisso! Ma il fantasma della Buonanima è tuo marito? Ah, quanto è bello! Ma non stava nella 324, crocifisso? Ha cambiato stanza! Ha cambiato stanza? E vabbè, perché ha cambiato stanza?
Perché nella 323 ci sta la doccia più grande. Ci sta la doccia più grande, hai capito? Crocifisso, dimmi una cosa. Azore, ma tu stamattina i gocci l'hai pigliato? Sì. 24. 24. Allora fammi capire una cosa, Crocifisso. Ma da quando in guai i fantasmi ti fanno la doccia? Da sempre. Quelli con il lenzuolo bianco pulito si fanno la doccia, cioè no. Si fanno la doccia. E tu come lo sai? Ci ho parlato stamani. Ah, per la doccia? Tuo fantasma, Gennaro! C'è parlato tuo fantasma. E poi parlato tuo fantasma, ma senza vederlo. Senza vederlo? Però l'ho sentito, Gennaro. Io mi sono sordo. Certo. E che ti ha detto? Mi ha detto che vuole cambiare stanza. E perché vuole cambiare stanza? Perché nella 324 non si mira il mare. Crocifisso, ma noi siamo a 2 chilometri dal mare. Poi il mare non si mira da nessuna camera. Non è vero, Gemma. Nella 325, Laui, se guardi da lontano nella finestra, tra i tetti delle case, Gemma, si vedono i gabbiani là nel cielo. I gabbiani volano sul mare. Crocifisso, là lontano, lontano. Crocifisso, vedi che là, come dici tu, quel lontano, lontano. Quello non è il mare, Crocifisso. Quella è la discarica. Con i gabbiani che ci volano sopra. Comunque non ti preoccupare, che la buon'anima di tuo marito Osvaldo appena si libera la 326 lo piazziamo là. Appena si libera? Ma perché è occupata? Sì, è occupata. Ma sei rifacimento! Madonna, lo calmo! Che? Ma che te mangiata? Ottonno morti di culere però! E vabbè, ma non mangio una mendina, quella col buco, vabbè. Crocifisso, ma che mendina è mendina? Ma che qua ci vuole una ciambella, una di quelle ciambelle di salvataggio, Crocifisso. Sei girato. Crocifisso, vai ad apparecchiare, vai. Ad apparecchiare? Ma per quante persone devo apparecchiare? Apparecchi, signore Altomiro, i due ospiti, o professore, la contessa, e apparecchi per sé, Crocifisso. Il professore non ci sta. No, il professore ci sta, è tornata. È da Napoli. No, è tornata a Genova, Crocifisso. E perché? E perché deve scrivere un libro. Deve scrivere un libro. E che perché? Guarda là, ce ne sono già tanti scritti. Crocifisso, stiamo assenti. Sì. Vai ad apparecchiare. E mi raccomando, quando servi i clienti, non ti avvicinare troppo. E perché? Perché sennò qua la pensione ti svuota. Ma poi ti ho detto un sacco di cose. Ma non ti vestire sempre di nero che porta sfortuna. Ma io sto a lutto, è morto Osvaldo! Crocifisso, ma sono 3 anni che è morto Osvaldo! E appunto io sto a lutto! Crocifisso, vai ad apparecchiare, fammi un piacere, va. Gennaro, a proposito, vedi che è finito il vino! Ma tu ti ricordi l'ultima volta cosa ti ho detto quando avete aperto la damigiana? Che ci devo mettere l'acqua! State zitto, non gridare, che ne avete messo troppo, i clienti si sono lamentati! Pablo, chi di cliente se la vende ne serve? Non fa, Crocifisso, ma che parlame, non ci capiamo. Ma vengo io con te, Crocifisso. Ti faccio vedere come si allunga l'acqua. Sennò qua dicono che noi napoletani siamo una razza fetente, una razza di mascalzoni, una razza di mariole. E chissà voi, libro professore, quando lunga assai bene. Andiamo. Che cosa ti avevo detto? Chi avrebbe mai pensato che terminasse prima? Dovevamo terminare verso le 23, non sono ancora le 18. Bella roba, ma aspetta che si torni al convento, poi vedrai come te lo cucino, padre Francesco. Ci sarà sicuramente un malinteso. Ma quale malinteso? Prima di mandarci a questo convegno sulle nuove forme di inserimento dei bambini nella società, doveva informarsi, vedere se era una cosa seria oppure no. Ma domani ci sarà un altro incontro, approfondiremo meglio l'argomento. Ma come sei ingenua, sor Angela, te l'ho sempre detto. Le
Meno male che hai scelto la strada del Signore, altrimenti chissà cosa ti sarebbe successo in questo mondo di squali. Il convegno di domattina inizia alle 9 e termina verso le 11. Ti sembra mai possibile che si possa terminare un qualsiasi argomento in sole 2 ore? Io ti dico che vale di più un solo minuto con i nostri bambini che un anno di convegni. Ma a proposito, ma il portiere come si chiama? Dove sarà andato? Vorrei darmi una lavata prima di cena. Anch'io sono tutta sudata, ma non potevamo metterci gli abiti più leggeri? No, come dice sempre la madre Badessa, una suora è sempre una suora e quindi deve rendersi riconoscibile con tutti i mezzi di cui dispone. E niente abito a mezzo con i borghesi. Già, tanto si suda a noi. Sì, si suda a noi. Ma d'altronde chi è che si aspettava un ottobre così caldo? Che differenza di temperatura tra Genova e Monferrato. Non vedo l'ora di ritornare tra le mura del nostro convento, così fresca. Sì, si sta proprio bene lassù. E poi ci sono tutti i bambini che ci aspettano. E che festa che ci farò! Su, su, suora Angela, non ti preoccupare. Domani nel pomeriggio torneremo su. Ma a proposito, ma il portiere come si chiama? Mi pare Gennaro. Signor Gennaro? Signor Gennaro? Non risponde, forse è andato a prendersi un caffè. Ma ti ricordi che numero di camera abbiamo? Mi pare la 322. E allora la prendiamo noi la chiave e andiamo a darci una rinfrescata. Su, andiamo su, Angela. Ma che strana sensazione! Ho avuto l'impressione come se qualcuno mi avesse chiamato. Ma sarà stata la mia immaginazione. Gennaro, ma cos'è questo fracasso? È tutto il giorno che sento urli e schiamazzi. Ma lo sapete che ho bisogno di riposare? Contessa De Santis, le faccio notare che sono le 6 di pomeriggio. E io le faccio notare che finché sono ospite della vostra pensione, voglio che vengano rispettati i miei diritti. Signora Contessa De Santis, ma tra un diritto e un rovescio va fosse venuta ammenda? Che mi dovete 4 mesi di arretrati, Contessa? E dai, Gennaro, sempre la solita storia, soldi, soldi. Ma non sapete pensare ad altro voi? Contessa, signora Contessa, quando i soldi ci stanno, vabbè, come dicete voi, non ci si pensa. Ma quando i soldi iniziano a scarseggiare, con te, è allora che ci si pensa, in continuazione anche, Contessa. Va bene, Gennaro. Appena il mio fattore mi porta il rendiconto del mese, sarete pagato. Questione di 2 o 3 giorni. Contento ora? Signora Contessa, Contessa De Santis, siete ripetitiva. Sono 4 mesi che mi dicete sempre la stessa cosa. E questo fattore, Contessa, questo fattore non si vede mai. Ma avete controllato buono con te? Ma non è che questo fattore fosse morto? Guarda che giro sotto il trattore. O fattore sotto il trattore. Gennaro! E ci fate pure la rima con te. Ma Gennaro, ma cosa state dicendo? Ma sta solo passando un brutto periodo di salute. Appena si rimette, mi ha promesso che viene. Uffa, con te. Ma che parlamme non ci capiamo. Almeno voglio sperare, Contessa De Santis, che questa sia l'ultima volta. Ma l'ultima volta cosa, Gennaro? Con te, state ma assente, con te. Voi siete 4 mesi che occupate una stanza, con te. Mangiate, dormite, bevete. Ma caporieste non mi trattate manco un centesimo, con te. Ma i caccia fa, con te, i caccia fa. Ma Gennaro, invece di ringraziare il cielo che la Contessa Marisa De Santis ha scelto questa miserevole pensione per soggiornare, una nobile, una blasonata, appartenente ad una delle famiglie più antiche di Genova. Con te, siamo passati di tenere un blasone del sangue blu, ma facetemi piacere, con te, a nobile decaduta. Ma facetemi piacere, con te, che in questa società il sangue blu non serve a niente, nemmeno a ricaricare una penna stilografica. E diciamocela tutta, con te, voi state nella mia pensione perché gli altri non vi fanno più credito. No, Gennaro, quando è troppo è troppo. Vado a preparare i miei bagagli e me ne vado per sempre da questa tovaglia. Magari, con te, magari. Cosa avete detto? Con te, magari, avete visto che ha girito, con te? No. Che fate? Il signor
vanno a domare, sono sistemati, stanno a fa' doccia. Voi con te? E come mai state così stravolto? Domandatelo al mostro di vostro marito! Ma che addolora, ma che c'è già fatto? Hai lasciato il sabato sera, addolaggio paziente pure tu, eh? Eh no, stavolta ha passato ogni limite! Me ne vado per sempre! Addio! Ciao, ciao, con te, ore qua! Aiuto! Aiuto! Un uomo nudo! C'è un uomo nudo in camera nostra! Mannaggia Vesuvio, mannaggia scaldabagno! E signore, e voi, mamma, voi che ci fate qua a quest'ora? Il convegno è finito prima! Gennaro, fa per favore! Sua Ceresa, davanti a quell'uomo nudo, è rimasta senza parole, terrorizzata! Non riesce nemmeno a parlare, faccia qualcosa! Mannaggia Vesuvio, era nudo! Completamente nudo! Aveva una cuffia in testa e poi si è messo un asciugamano lì! Lì? Proprio lì, sì! E Marco, voglio sperare perché se l'è negato in vita! Voglio sperare! No, stava su da solo! Accidenti, ma che invenzione è questa? Un uomo nudo nella camera delle sue e non nella mia! Mannaggia tu mi va la mango! Mannaggia tu mi va la mango! Cesarino, che storia che è! Niente, roba di spiega, allora roba di spiega! Faccia qualcosa, signor Gennaro! Ma domatore, ma che c'ha fa? Sore, ma pure voi, rientrare a questo senza avvertire, sore, mamma mia! Questa è sicuramente la pensione più balorda dove io abbia soggiornato! Sì, la più balorda, però è pure anche economica, con te, Che fate, Gennaro? Ricominciate ad offendere! Gennari, ma che storia è che Stefani me la davate per tutto? Va, vuoi tornare al professore, addolorai, Oh, professore! Oh, professore! E che tornate a fare? Sono tornate che ti ha scritto un libro! E non lo potevi scrivere a Napoli, questo libro? E allora, e se mi ricordo a scrivere qua, Genova, che te già rischi, che ne faccio? Gennaro, per l'amor del cielo, Suor Teresa è in balia di quell'uomo nudo. Sorella, ma abbiate pazienza, ma un uomo nudo in balia di una donna, ma che male ha fatto mai del male a qualcuno, sorella? Abbiate pazienza, per carità, anzi. Ma praticamente un russo è venuto a nudo. E l'avevo già detto, mi piazzolo di questo disapendo uno mi ha fatto trovare in questa condizione. Adorate, buonasera. Quanto piacere, professore, piacere di rivederla. Ma era lei l'uomo nudo? E come per constatare, sì, mi era il piacere di parlare. E sono la contessa Marisa De Santis. E perché era nudo nella camera di tue sore? È forse un maniaco sessuale? No, ma che maniaco? E non rida, sa? Le conosco le persone come lei. La buttano sullo scherzo e poi, appena conquistata la fiducia, zac, si avventano sulla preda. Ma non c'è la morte, niente lo dico per loro, ma la modera lì! Se posso spiegare, intanto mi presento. Sono Edoardo Caracciolo, docente di lettere e filosofia all'Università di Napoli. Stavo facendo la doccia. E ho usato la camera delle religiose, perché nella camera dove c'è la doccia non funziona. E Gennaro mi aveva dato la chiave. Era un piano perfetto, sorelle. Se voi sareste ritornate alle 8, come avevate detto? Adesso stai a vedere, è colpa nostra? Via, via, oramai questo malinteso è stato chiarito. Suor Angela, torniamo nella nostra camera. Su. Arrivederci, professore, è piacere di averla conosciuta. Piacere mio, anche se un po' imbarazzante. E perché? Non vedo che cosa ci sia di così imbarazzante se il signore ci ha voluti creare così e mostrare la sua opera. Che opera! L'asciugamano era su da solo! Gennaro, io e Suor Angela non restiamo per cena. Al convegno c'era un buffet. E ne abbiamo approfittato anche troppo. Su, Angela, andiamo.
tenere i crocifissi addosso. Sto apparecchiando, allora, sto apparecchiando per la cena. Babbo, la vado ad aiutare, così le dico che le sorelle non ci stanno. E se mi mettete, torno pure io nella mia stanza. Vorrei mettermi qualcosa di più decente. Scusate, professore, ma in quale camera avete detto che ero già? Non l'ho detto. Comunque la 326. Perché? Così, per curiosità. La 326. Ma che coincidenza! Io sono la 321. Siamo allo stesso piano. Bondi, cazzo stanno piano su una mente. Andiamo tutti allo stesso piano. Visto Carla, non c'è niente di meglio che una bella doccia per togliere i malumori dalla testa. È vero, ora sto meglio. Mario, un uomo lupo! Aiuto! Andiamo via, Mario! Sì, io non sono desolato. Una serie di incresciose circostanze ha fatto sì che lei mi trovasse in queste condizioni. Sono mortificato per il disagio che ho procurato e che involontariamente mi sto ancora provocando. Ah, mi guardate bene, non sono marito, mi ho libro stampato! Evidentemente non sono barbari come voi. Mario, finalmente abbiamo trovato una persona per bene. Piacere di fare la vostra conoscenza, anche se in circostanze molto particolari. Io sono Edoardo Caracciolo, docente di lettere e filosofia all'università. Piacere mio, io sono Mario Altomiri e questa è mia moglie Carla. Abbiamo un'attività commerciale a Milano. E che cosa vi ha condotto a Genova, se posso usare? Siamo in vacanza. Siete venuti a imbarcarvi per una crociera? Ce ne sono delle spende in questo periodo. E poi le previsioni dicono che sarà un ottobre stupendo. No, ma che crociera, siamo venuti semplicemente a visitare Genova. Genova? E una volta visitato l'acquario, cosa c'è da visitare a Genova? Se posso risentire con lei, Contessa, oltre all'acquario a Genova c'è anche Genova Vecchia, Genova degli André, del Porto e degli Odori. Se volete un consiglio, evitate di andarci di notte. E in quanti agli odori ve li raccomando, ma permettete che mi presenti. Sono la Contessa Marisa De Santis, discendente diretta dei Conti Sarti di Savona. Oh, mamma mia, una contessa vera! Come sono emozionata! Se permettete, io mi dedico in una stanza, vorrei mettermi qualcosa di più alveato. E questa condizione mi imbarazza quanto più. Ma sicuramente, vada pure. Gennaro, noi intanto dovremmo andare a fare i due passi. A che ora è la cena? Le 8. Ah, bene, quindi c'è un'altra ora e mezza. Ma dove potremmo andare? Ci consigli qualcosa? Mi è venuta un'idea. Vi posso accompagnare dentro Genova Vecchia a prendere un aperitivo. E invito anche lei, signora Contessa, più o meno a noi. Accidenti, volentieri. Accetto anch'io con tanto piacere, professore. Datemi solo 5 minuti. Certo. Aspettatemi dietro la pensione. Io passerò dalla porta del retro per fare prima. Ah, ma certamente, sicuramente. Andiamo, Carla, signora Contessa. E quelle che vuole di Napoletano, secondo te? Professor, ma quello no, secondo me, professor. Quella là, se ci potesse accidere tutti, lo facesse. Mamma mia. Che c'è, professor? Ma se studiasse almeno un po' di italiano, almeno a comunicare bene. Ti fatti scuola faccia, professor. Ma io mi sforzo, però quelli non ne vogliono uscire di sapere, professor. Ma loro chi? E loro i verbi. Quelli quando escono dalla mia bocca sono tutti mascherati e non si riconoscono, professor. Vabbè, non vi sforzate troppo. Però mi raccomando, non dire a quella signora che io sono napoletano, altrimenti la mia indagine va a farsi friggere. Professor, io sono muto come un pesce. A proposito, professor, ma io vi devo chiedere una cosa. Ma è vero che l'asciugamano stava su da solo? Ma che vuoi, c'è no? Quello me l'ha preso allo sprovvisto. E poi in quel momento stavo pensando a cosa sei piacevo. Ah, hai capito, professore? Stavo pensando a cosa sei piacevo. Sì, hai capito, professore? Vabbè, a dopo. Grazie, San Gennà, grazie di avermi aiutato anche questa volta, San Gennà. E stasera invece del solito lumino, San Gennà. Due lumini, San Gennà. Bravo!
castiga sina mi e so volte ve guardiera do sola luce vera ma se vede tutto dis e sa nove ne conesse e capisce com'è bella città e vuol dire genere.